Ci sono voluti quasi 50 anni per riaprire uno dei più tragici cold case nella già tragica epoca degli anni di piombo in Italia. Giugno 1975, una pattuglia dei carabinieri effettua un controllo in una cascina dove sono stati notati strani movimenti. Siamo nelle campagne dell'Alessandrino, in Piemonte, e in quella cascina le Brigate Rosse tengono recluso il noto imprenditore vittorino Valerino Gancia. Si scatena un violento conflitto a fuoco che, oltre al grave ferimento di due carabinieri, lascia sul campo la brigatista Margherita Mara Cagol, compagna di Renato Curcio, e l'appuntato originario di Penne Giovanni D'Alfonso, il cui killer, verosimilmente un brigatista in fuga dopo la sparatoria, non fu mai trovato e identificato. Grazie ad una scrupolosa indagine giornalistica di Berardo Lupacchini e Simona Folegnani, su impulso del figlio della vittima, Bruno D'Alfonso, la Procura di Torino ha riaperto il caso, giungendo ieri alla notificazione di avviso conclusione indagini con l'iscrizione sul registro degli indagati di ben quattro ex brigatisti, i capistorici Renato Curcio e Mario Moretti e i militanti Lauro Azzolini e Pierluigi Zuffada. Ora il giudice dovrà decidere sull'eventuale rinvio a giudizio. Posso far altro che ringraziare tutti gli inquirenti e le forze dei carabinieri che hanno operato per far emergere la verità su questa vicenda. E quindi lo ritengo un passo avanti affinché venga fuori questa verità storica, anche se dopo tantissimi anni, però è un atto dovuto alla verità, alla giustizia e alla dignità degli uomini che hanno perso la vita come mio padre.